Avendo seguito le lezioni che sono presenti nel corso sul sito www.albertofortunato.com, abbiamo costruito un sito web e abbiamo preso un nostro dominio che al momento risulta essere il sito dei fiori.altervista.org. È un dominio gratuito sul quale noi pubblicheremo il nostro sito web. Allora, come pubblichiamo il sito web? Ricordiamo che il sito web adesso è in locale, cioè nel senso è praticamente un sito locale sul nostro, sul nostro computer, lo pubblicheremo sul web. Creiamo una nuova pagina. Una pagina che io denomino index. La denomino index perché sarà la pagina che il server interpreterà come pagina di apertura del mio sito. Per cui se io scrivo tante pagine, ciascuna con il suo nome, chi siamo, dove andiamo, contatti e così via, le classiche pagine di un sito web, ebbene, la pagina index, denominata index, sarà la pagina che si aprirà nel momento in cui io andrò a digitare nel browser il dominio del mio sito. Sto creando questa pagina index molto semplice, in maniera tale che sarà questa poi che io visualizzerò nel momento in cui digiterò il dominio www.ilsitodeifiori.altervista.org. Quindi a questo punto, questa scritta all'interno della pagina, della pagina iniziale la collega a un'altra pagina pur di passare al resto del web. Questa pagina, ricordo, l'ho denominata index ed è quello che dovete fare anche voi. A questo punto, vedete, il sito è, diciamo, quindi sul computer, ma io lo devo trasferire sul server. Quindi attraverso una procedura molto semplice. Questa è la cartella che va portata sul server, vedete, e contiene questi file. Tutti questi file dovranno essere sulla cartella del server, che al momento mi risulta vuota. Che cosa faccio? Vado in sito che l'ho fatto, vado in server, aggiungo un server, cioè che io posso denominare, diciamo nella maniera in cui voglio, lascio che il trasferimento dei file avvenga tramite FTP e poi all'interno di user id e password vado a inserire quella user id, quel username e quella password che lo stesso dominio, cioè lo stesso server, mi ha inviato nel momento in cui io ho preso il dominio gratuito. Quindi mi ha dato una user ID e una password, me l'ha inviata sulla mia mail quando io ho chiesto il sito, gliele vado a inserire qua dentro. Quindi lascio FTP, inserisco la mia user ID e la mia password. Quindi me le copio praticamente così come me le hanno inviate sulla mia casella di posta elettronica. A voi la invieranno sulla vostra, ovviamente, casella di posta elettronica. Non usate la mia per cortesia, altrimenti ci confondiamo. Vabbè, che poi cambierò la password. Comunque, beh, fatto questo, diciamo, possiamo fare una prova. Quindi lasciamo FTP. Vediamo se tutto funziona. Quindi ho messo, mi sembra di aver messo tutto. Voi fate allo stesso modo tutto quello che ho fatto io. Facciamo un test. Ok, benissimo. Il server, quindi quello remoto, mi risponde dicendo: guarda, le cose le hai fatte per bene, vai, tutto a posto. Vedete, mi dà anche il check. Diciamo, mi dice: con il server stai a posto, hai fatto tutto quello che dovevi fare, insomma. A questo punto, diciamo, si tratta di prendere le pagine che sono all'interno del mio sito, quindi locale, vedete che sono queste qui che io ho creato, e spostarle sul remoto, cioè sul server, fondamentalmente dall'altra parte, nel quale c'è già una pagina, vedete, ma non è quella che ho creato io, è quella famosa pagina di benvenuto che mi ha dato, che mi hanno fornito già così di default quelli che forniscono questo tipo di servizio, cioè in pratica
altervista, ma a me questa pagina non serve, quindi la posso anche eliminare perché ci vado a mettere la mia index. Se non ci vado a mettere la mia index, poi finirà che mi ritrovo la loro index e quindi troverò il loro, diciamo, non potrò accedere al mio sito. Quindi che cosa faccio? Allora, cominciamo a creare il giusto, diciamo, collegamento. Trasferiamo la prima pagina sul server, quindi io ho attivato il collegamento al server. Vediamo, la prima pagina me l'ha collegata, poi a questo punto torno nel locale, mi trasferisco anche la seconda pagina con i pulsantini che vedete. E ogni volta sto trasferendo una pagina alla volta proprio per far vedere nella semplicità come avviene questo trasferimento. Vado in locale, attingo la pagina e poi la trasferisco sul server. Tutto qua. Trasferisco anche quest'altra pagina ancora. E poi ancora un'altra, insomma le trasferisco tutte. Poi trasferisco ovviamente anche la cartella che contiene le immagini. Altrimenti non saprebbe il mio sito da dove attingere le immagini nel momento in cui la pagina si carica. Le pagine sono degli oggetti, chiedo scusa, le immagini sono degli oggetti che noi abbiamo creato. E quindi, diciamo, ovviamente devono essere trasferite con tutta la cartella all'interno del server, remoto. No, questo annulla. Vediamo un po'. Se sul server remoto c'è tutto, allora la cartella immagini c'è, ci sono le mie pagine, c'è la pagina index così come l'ho costruita io, per cui a questo punto che cosa faccio? Vado semplicemente in Fireworks, potete farlo anche voi dal vostro browser, digitiamo il nome del sito, il sito dei fiori e così via, punto altervista.org, ovviamente è un nome che io mo ho messo di fantasia, poi ognuno si sceglie il proprio. Ecco, nel momento in cui apro, vedete, a questo punto sono in internet, cioè il mio sito non è più in locale, è in rete, cioè è proprio online, lo può vedere chiunque, vedete? E si può vedere la navigazione tra una pagina e l'altra. Io vi invito ad usare scrupolosamente tutti i passaggi che ho utilizzato io. E i videocorsi li potete trovare, lezione per lezione, videocorso video, su videocorso, al sito www.albertofortunato.com. E magari questo albertofortunato.com ve lo salvate nei preferiti, così avete a disposizione sempre uno strumento per la vostra formazione, informatica, la vostra formazione aziendale. Vi ringrazio e saluto tutti. Buona giornata.